tempo abbiamo pagato troppi errori da 6 metri. Avevamo 2 volte la palla per andare più 3 e abbiamo sbagliato tiri semplici. In più la pallonata al nostro portiere Albanini, che fino a quel punto ha parato benissimo, ci ha penalizzato anche questa cosa. Il secondo tempo, anche nel momento dove potevamo avvicinarsi a meno due, scusa, abbiamo fatto qualche errore al tiro di troppo. Peccato, però dobbiamo pensare per la partita di domani, che per noi è la partita decisiva. Se diciamo domani siamo salvi, questo dobbiamo mettercelo bene in testa, riposare quanto si può riposare, perché domani alle 14:30 giochiamo. Sì, abbiamo giocato la partita fino al 50°, ma non abbiamo speso, secondo me, tanto, abbiamo gestito un po' i ritmi. E poi è giusto che i ragazzi giocano e si confrontano anche con gli altri, hanno fatto vedere un'altra volta, possono giocare tranquillamente con le squadre blasonate. Ricordiamoci che Ungheria ha perso di 2 contro la Spagna e di 1 a ultimi secondi contro la Svezia, è arrivata terza nel girone, cioè poteva arrivare prima tranquillamente, un girone forte come tutti gli altri. Quella di domani, dopo forse l'esordio con la Serbia, è la partita più importante del nostro europeo. Come saranno le prossime ore dell'Italia? Che cosa dirai alla squadra? Ragazzi, di riposare prima cosa, di pensare di recuperare al massimo. Alla tattica dobbiamo lavorare sui video ancora, finire gli ultimi dettagli, però all'inizio del torneo era quello l'obiettivo, vincere una nel girone, l'abbiamo fatto, arrivare con 2 punti nel girone e poi giocarsela tutta contro Israele. E questo, domani ci aspetta questa partita decisiva, nelle nostre teste era questo all'inizio del torneo. Poi abbiamo fatto in più vedere che con le altre squadre possiamo andare in campo senza problemi, che ha qualcosa in più, però adesso per salvarci dobbiamo battere Israele a tutti i costi. Sì, peccato, era una partita fino, penso, al 45°, era ancora tutta aperta. Noi abbiamo fatto una buona pallamano, però peccato troppi errori dai 6 metri. Il loro portiere, un gran portiere, ci ha fermato ogni tiro, per noi era una sfida, mentre a noi loro tutti i tiri difficili entravano. Peccato, secondo me potevamo vincerla, ma ce la siamo giocata con l'Ungheria e non è andata malissimo. Per meno di 24 ore abbiamo la seconda partita più fondamentale del torneo, la prima l'abbiamo già fatta, era quella con la Serbia. E adesso c'è solo da riposare per venire qua domani carichi e vincere.